Buonasera. Grazie per l'invito, io non ero in programma, quindi doppiamente grazie. Non è semplice leggere dopo chi mi ha preceduto, comunque. Quando sentiamo parlare di cambiamento, spesso, almeno per quello che mi riguarda, inizialmente si pensa a qualcosa che debba arrivare, quindi una cosa esterna. Il mio lavoro è cercare di ascoltare ciò che vorrei che fosse questo cambiamento e come trovare una sua applicazione all'interno di me. Penso che soltanto così io possa fare in un certo senso il mio dovere. Il mio lavoro poetico cerca di aiutarmi e comunque di, come mi hanno, mi è stato detto recentemente, di trascendere, trasformare, comprendere tutte queste cose, insomma. Quindi leggerò da tre declinazioni di questo tipo di azione. Le prime due dall'antologia, che fanno parte di una raccolta ancora inedita, Le metamorfosi della gioia, dove in pratica io ho dato dei nomi a questi demoni cercando di vedere un'opportunità in ognuno di questi demoni per rispondere responsabilmente al daimon. Una foresta che brucia non è il segreto dell'estraneità, l'essere arrivati troppo tardi, le anomalie incredule nell'aria ferma, il fumo nella terra arsa, cenere. Raccolgo con mani crociate il significato disperso dei simboli, il sorriso immobile della montagna, le discordanze che tengono ancora insieme questo giorno instabile. Tutto brucia. Le azioni sono disperse nel passato, il futuro si compone di conseguenze, vertigini davanti ai resti e tutto intorno è immobile. Infine mi guardo allo specchio per vedere se qualcosa è cambiato. Cuore aperto. Dalle nostre stanze più verdi apriamo le finestre con mani d'acqua. Lasciamo entrare il sole nelle stanze e lasciamo entrare i giorni nuovi della primavera. Lo spazio e il tempo sono nell'amore, sono nell'essere, sono nell'etereo senso del dopo. Siamo cuori di carne in volo, siamo aquile e siamo colombe, abbiamo stanchezze e frastuoni e abbiamo doni.